Quest'anno l'edizione 22 di Didacta sarà intitolata Maria Montessori. Raccogliamo un po' un testimone dell'innovazione. Maria Montessori è stata una grandissima innovatrice. Le scuole montessoriane ancora, diciamo, esistono in tutto il mondo e nascono proprio dalla trasformazione dell'ambiente, un ambiente dove i ragazzi non dovevano essere costretti davanti alla lavagna o alla cattedra ad ascoltare le lezioni, una lezione frontale, ma un ambiente scolastico trasformato in laboratorio, dove i ragazzi si dovevano muovere, dove tutto era nella loro dimensione ed erano al centro dei processi di apprendimento. Bene, Didacta raccoglie il tema dell'innovazione. L'innovazione è oggi necessaria ancora di più perché stiamo passando da un'epoca ad un'altra. Abbiamo ormai una società che non è più una società industriale, è una società che richiede oggi delle competenze e che quindi richiede a maggior ragione non più un apprendimento insegnato, ma un apprendimento risultato di un percorso di costruzione del sapere. Allora, questo è particolarmente importante. Didacta quest'anno presenterà 5 ambienti, 3 dipartimenti dedicati alla scuola secondaria, alle STEM, quindi al dipartimento scientifico, al dipartimento umanistico e un dipartimento artistico, e 2 ambienti di apprendimento rispettivamente per la scuola primaria e per lo 06. Quindi costruiremo proprio fisicamente questi ambienti per visibilizzare un modo in cui lo spazio insegna, quindi lo spazio a sua volta è un grande insegnante e insieme all'innovazione delle metodologie e delle tecnologie e degli arredi si realizzerà, diciamo, un'idea di scuola del futuro. Didacta ha 250 eventi formativi per gli insegnanti, per i presidi, per diciamo, tutti coloro che operano nel settore dell'educazione, quindi anche per chi si occupa dei nidi nello 03 e per la scuola dell'infanzia nel 36. Diciamo che avremo 2 modelli di formazione, un modello più seminariale e più tradizionale, un modello invece più immersivo, dove gli insegnanti faranno un'esperienza diretta di metodologie, uso di tecnologie e via discorrendo, coinvolti in un'attività. Avremo anche un ambiente dedicato alle biblioteche scolastiche che giocherà un ruolo importante nella scuola del futuro e anche un ambiente più specifico dedicato a tutto il settore della scuola alberghiere, dove in questo caso l'ambiente immersivo sarà una cucina ovviamente, quindi avranno la possibilità chi parteciperà di fare un'esperienza anche in questo caso immersiva utilizzando un ambiente attrezzato che è appunto una cucina. Tutto questo è Didacta. Avremo poi dei convegni importanti, internazionali, sulle architetture scolastiche, sull'educazione motoria nella scuola primaria, sull'importanza oggi della lettura, una tematica estremamente rilevante, così come lo sono gli ITS, che rappresentano una vera novità nel panorama del sistema formativo italiano, e anche un'attenzione all'insegnamento delle STEM, su cui invece l'Italia fa ancora un po' di fatica, proprio perché dobbiamo uscire da un racconto delle scienze, il racconto della scienza, ad una esperienza del metodo scientifico e quindi da una classe, diciamo, dove si ascolta, dove si raccontano le scienze, a una classe dove si fa scienza.